abituati a vedere il trap sul campo a dare tutto al massimo a livello di energia, di concentrazione, sprone i suoi giocatori. E al di fuori com'è Trapattoni? Beh, tutto sommato io sono abbastanza naturale, quello che sono dentro il campo sono così anche fuori, quindi sono abbastanza uno che ha dato quello che può dare, e quindi sono molto disponibile, pur mantenendo un po' quelle che sono le concezioni e le interpretazioni professionali che necessitano di massima attenzione e di certi puntigli. Il calcio d'oggi le piace o no? Il calcio d'oggi bisogna viverlo con tutto quello che è stata l'evoluzione, nel suo bello e nel suo brutto. Il bello è che è diverso da molti anni fa, il brutto è che molte volte l'esasperazione, le gare agonisticamente non risultano belle, però è stata un'evoluzione che possiamo definirla involuzione per l'aspetto spettacolare, però è altrettanto dei momenti di esaltazione spettacolare quando appunto si riescono a realizzare delle gare con questi ritmi veloci, con questo agonismo così importante, con questa creatività altrettanto geniale. Alla fine di una stagione si tirano sempre le somme. Somme che vedono, fra l'altro, due squadre come l'Inter e il Bayern che concorrono non solamente per una Champions, ma che all'interno del loro paese gareggiano su altri fronti. In questo caso lo Scudetto e poi ancora la Coppa Italia, comunque la Coppa Nazionale. Quindi vuol dire che sono arrivate in fondo le due squadre che davvero lo meritavano quest'anno? Sì, quando si arriva in fondo, in questo periodo che è il mese di aprile-maggio, io li ho definiti i mesi delle verità, dove le grandi squadre con i grandi calciatori si giocano il campionato, si giocano le coppe e a volte anche la coppa della propria nazione. Quindi è il momento in cui emergono la forza, emerge la creatività e emerge l'equilibrio di una squadra che ha saputo tenere lotta e diciamo cipiglio fino alla fine, e credo che queste due squadre lo stiano dimostrando. Arriviamo anche ai mondiali in Sudafrica. Mondiali in Sudafrica, che cosa si aspetta? Spettacolarizzazione dell'evento o si vedrà sul campo qualcosa magari in più? Ma senza dubbio ogni mondiale europeo regala qualcosa di più sul piano tecnico, giocatori nuovi, quindi c'è sempre qualcosa da scoprire, qualche talento nuovo. E fuori ogni dubbio che essendo un paese africano ci sarà anche l'aspetto spettacolare, perché il folklore di questa gente è un po' diverso che da altre nazioni, da altri continenti. Io credo che tutto sommato si possa vedere del bel calcio, perché nazioni molto ricche e ben diciamo collaudate a questi alti livelli sono in grado di dare dei grandi spettacoli. Una nazionale come l'Italia, forte come 4 anni fa, o c'è ancora qualche cosa da sistemare? Ma senza dubbio noi siamo una nazione che sa sempre tirar fuori il massimo delle qualità che possediamo, lo sarà così anche questa volta. Certo che ogni anno che ci si rinnova non sempre si hanno gli stessi giocatori all'apice del momento della condizione di forma del passato, quindi diciamo che possiamo lottare, ma sicuramente non aspettiamoci di poterlo vincere. Ci sono giocatori poi che fanno la differenza e che magari non vengono messi in campo perché caratterialmente a livello di disciplina peccano ancora un pochettino, un nome su tutti i Balotelli, ma potremmo farne tanti altri. Ecco, un saggio come il Trap, che consigli può dare a questi ragazzacci ancora un po' da educare? Diciamo che si possono ravvedere in fretta, perché la carriera calcistica poi finisce, quindi anche questo scorcio di tempo lungo breve che possono avere a disposizione possa veramente dare tutto quello che loro e la loro fantasia tecnica è in grado di dare. Ma lei non ha voglia di tornare dall'Irlanda all'Italia? Non si sente di fare ancora le valigie? No, assolutamente no, perché sto bene dove sono, oppure in paesi all'estero dove si è gratificati di altre considerazioni. Grazie per essere stato con noi. Ciao, grazie.